La stagione dello sci nordico 2021 è arrivata al momento clou, al momento più importante della stagione, ovvero quello dei campionati mondiali che hanno cadenza biennale in queste discipline. Parliamo dei mondiali di Oberstdorf 2021 che partiranno a partire da settimana prossima, nello specifico dal 22 di febbraio, e questo è una sorta di Nordic podcast di presentazione per due discipline in particolare, ovvero il salto con gli sci e la combinata nordica, che dunque va ad aggiungersi alle discipline che commento qui sul mio canale sportivo. Non parlerò dello sci di fondo perché non lo seguo e dunque lascio a chi ne sa di più questa incombenza. Presentiamo però le gare e i favoriti per quelle che possono essere le medaglie individuali a squadre per queste due discipline, partendo dal luogo in cui si svolgerà questo campionato del mondo 2021. Come ho detto prima, nello sci nordico in generale i mondiali hanno cadenza biennale e in mancanza di Olimpiadi e tornei dei quadratamponini per quanto riguarda il salto con gli sci sono senza dubbio l'evento più importante dell'anno. Oberstdorf è un trampolino assolutamente molto conosciuto dai saltatori, non solo perché appunto ci si svolge da quattro trampolini come appunto evento di culto, ma perché è anche un centro di allenamento per tanti saltatori. La prima settimana dei campionati mondiali sarà dedicata al trampolino piccolo, che è quello adiacente al Pippo Modo Chambre Crescenze. Il trampolino piccolo di Oberstdorf ha di fatto un K90 e HS106. La settimana successiva, quindi quella che si concluderà il 7 di marzo, avrà come luogo appunto lo Schattenbergschanze, già visto in questa stagione alla tournée dei quattro trampolini che ha visto l'imperatore di Zakopane, Kamil Stok, trionfare. È un campionato del mondo che comunque ha degli elementi di interesse, è un campionato del mondo che segue le stesse regole dei campionati mondiali dei volo con gli sci di Planitza che abbiamo già commentato a fine anno scorso. A differenza della Coppa del Mondo, ogni formazione, ogni nazionale può schierare al massimo 4 atleti e nel caso dei campionati mondiali non ci sono criteri particolari di qualificazione, eccezione fatta magari per quelle squadre che magari devono appunto scegliere quali atleti portare se ne hanno abbondanza. C'è spazio magari anche per nazioni di secondo piano che in Coppa del Mondo di solito non si vedono e dunque spazio anche per nazionali di seconda barra terza fascia di fare un risultato comunque interessante ai campionati del mondo. Appunto la prima settimana sarà dedicata al trampolino piccolo dove appunto inizieranno le manifestazioni a partire da mercoledì 24 con la qualificazione del salto femminile e si concluderà appunto domenica 27. Per quanto riguarda invece la settimana successiva, appunto saremo a questo trampolino qui, lo Schattenbergschanze, che abbiamo già avuto modo di vedere nella tournée dei quattro trampolini. Un trampolino che appunto è di culto sia perché appunto si svolge la tournée dei quattro trampolini ogni anno, sia appunto perché è un centro assolutamente di primo piano, non solo per la Germania del salto con gli sci e della combinata nordica, ma anche appunto di tutte quelle altre nazioni che appunto prendono del tempo per allenarsi in vista di una gara di Coppa del Mondo in vista. Andiamo a vedere quelli che sono evidentemente i programmi dettagliati di questo campionato del mondo. Andiamo anche a vedere qual è diciamo il resoconto del mondiale precedente che si svolse a Seefeld nel 2019 e poi andremo a presentare concretamente le discipline di salto con gli sci e combinata nordica per quanto riguarda il mondiale 2021. La mia intenzione è quella di alla fine di ogni settimana di mondiale di fare una sorta di recap per le medaglie assegnate, le gare di salto con gli sci e combinata nordica che sono state viste e poi tracciare un bilancio in base anche a quello che si è visto sul campo. Partiamo dal salto con gli sci, come accennavo poco fa, la prima gara sarà il 24 febbraio, giorno in cui partirà anche lo sci di fondo. Alle 6 locali ci sarà appunto la qualificazione della gara femminile su trampolino piccolo, per poi svilupparsi il 25 febbraio con la gara vera e propria che sarà trasmessa anche da Eurosport Italia. Il 26 di febbraio doppia gara per il salto con la gara squadre femminile alle 5 e un quarto del 26 febbraio e poi con la qualificazione maschile alle 20 e 30 dello stesso giorno. La gara maschile poi sarà il 27 febbraio alle 4 e mezza con ultima gara della settimana, la gara mista a squadre appunto con due uomini e due donne al via. Questo per quanto riguarda la prima settimana del salto con gli sci. La prima settimana invece della combinata nordica sarà a partire dal 26 di febbraio con la prima gara della combinata nordica, sarà l'individuale maschile sul trampolino piccolo con salto e 10 km di sci di fondo il 26 di febbraio. Il 27 febbraio ci sarà la gara femminile, sempre su trampolino piccolo e 5 km in questo caso di sci di fondo, e il 28 febbraio si concluderà con la prima delle due gare a squadre, dunque
con 4 frazionisti, 5 km per frazionista e salto dal trampolino piccolo, sempre il 28 febbraio. Dunque, il clou del salto e combinata sarà a partire da giovedì alla domenica. Per quanto riguarda invece la settimana successiva, quindi ci spostiamo sul trampolino grande. Per quanto riguarda il salto con gli sci, si andrà in un programma molto fitto dal 2 al 6 di marzo. Il 2 di marzo avremo la qualificazione alla gara femminile su trampolino grande, che si svolgerà il 3 di marzo. Il 4 marzo avremo la qualificazione alla gara maschile, che si svolgerà il 5 di marzo e si concluderà il 6 di marzo con la gara a squadre maschile su trampolino grande. Per quanto riguarda invece la combinata nordica, avremo soltanto due ulteriori competizioni, ovvero la gara individuale maschile su trampolino grande HS 137, quindi sullo Schatten Bergschanze, e gara di fondo dei 10 km, e si concluderà con la gara a squadre, la sprint, o in questo caso quindi due frazionisti. Per sempre salto dal trampolino grande e poi alternanza della team sprint che chiuderà il programma della combinata nordica. Come arrivano in generale saltatori e combinata a questo campionato del mondo? Parliamo inizialmente del salto con gli sci e arriviamo dall'ultima gara di Coppa del Mondo che si è appena conclusa, in realtà si è svolta ieri a Rasnov in Romania con una vittoria di Ryohyo Kobayashi, saltatore giapponese che è partito in sordina in questa stagione, saltatore che però si sta assolutamente ritrovando, ha già vinto una gara quest'anno il Concorde 10 Mantei, in questo caso la prima di Zakopane, con un secondo salto assolutamente incredibile. Per quanto riguarda invece la gara di Rasnov, c'è un particolare da sottolineare: nella competizione rumena, in realtà Kobayashi sarebbe arrivato in seconda posizione a discapito del dominatore di questo giorno, ovvero il solito Halvor Egner Granerud. Il problema è che nella gara di Rasnov, Granerud è stato squalificato al termine della seconda serie dopo aver effettuato il suo salto. E Kobayashi è di fatto risultato il vincitore. Granerud è stato relegato dopo la squalifica in 30ª e ultima posizione e ha preso solo un punto di Coppa del Mondo, che per la verità conta fino a un certo punto, perché il norvegese di fatto la Coppa del Mondo l'avrebbe anche già vinta. Kobayashi invece si ritrova vincitore ed è di fatto la seconda vittoria in 3 gare ed è di fatto l'unico che in questo momento è riuscito a contrastare di fatto Granerud, perché appunto il norvegese è risultato con un filotto di vittorie consecutive anche il saltatore norvegese più vincente della storia, con 11 vittorie in Coppa del Mondo. Quella di Rasnov poteva essere la 12ª e invece purtroppo non è stato così. Questa squalifica fa abbastanza male al morale del norvegese poco prima dei campionati mondiali. Granerud è indubbiamente il favorito, anche perché se andiamo a vedere la classifica della Coppa del Mondo maschile, è effettivamente un dominio del saltatore norvegese, perché i punti del norvegese appunto sono 1544. Granerud non l'ha vinta ancora per la matematica, ma veramente poco ci manca. Il secondo classificato è ancora Marcus Eisenbichler, che però non è un saltatore così costante come appunto lo stesso Granerud. Il terzo è Kamil Stoch. La Polonia però nelle ultime tappe di Coppa del Mondo ha abbastanza faticato, in particolare nella seconda gara di Zakopane. Certo, Stoch è tornato sul podio per quanto riguarda la gara di Rasnov, però non è quel Stoch dominante che abbiamo visto nella tournée dei quattro trampolini. Per quanto riguarda la classifica delle altre posizioni di Coppa del Mondo prima dei campionati mondiali, abbiamo Robert Johansson quarto, quindi altro norvegese assolutamente in forma da tenere d'occhio, perché è un saltatore che con le medaglie in palio assolutamente è un saltatore di primo livello. David Kubacki è quinto in classifica generale per la Polonia. Sesto è Hans Lanisek, che è uno dei due sloveni competitivi. L'altro è un'assoluta rivelazione ed è Bor Pavlovic, che ha comunque conquistato risultati di un certo livello. Settima posizione per Piotr Żiła. Ottavo Ryohyo Kobayashi, che pian piano sta tornando. E attenzione al Concordia Cimantei per la stagione olimpica prossima. Nona posizione per il terzo norvegese, ovvero Marius Lindvik, che chiude Carl Geiger, che dopo i mondiali di volo che ha vinto a Planitza a dicembre si è di fatto spento ed è l'ombra del saltatore che fu a inizio stagione. Diciamo che i favoriti li possiamo trovare evidentemente nelle gare di Coppa del Mondo che abbiamo visto recentemente, perché sicuramente Granerud è un papabile per le medaglie ed è assolutamente in dubbio non mettere il saltatore norvegese, perché un saltatore che ti vince 11 gare in una stagione è assolutamente da considerare il favorito, non dico in tutte le gare, ma poco
poco ci manca. Lo vedo meglio ovviamente su trampolini di grandi dimensioni. Sul piccolo, secondo me, Kobayashi può assolutamente dire la sua, e secondo me la gara del trampolino piccolo di Oberstdorf può essere assolutamente interessante. Sul trampolino piccolo bisogna fare anche attenzione al campione del mondo in carica, ovvero David Kubacki, che in realtà non sta vivendo la sua stagione di grazia migliore, però è un saltatore che impronta sulla spinta il suo sistema di salto, e dunque in un trampolino picco dove la forza può assolutamente contare, attenzione a David Kubacki. Altri outsider per le medaglie, sicuramente i norvegesi, Johansson l'abbiamo detto, ma anche quest'uomo, Daniel Andretande, che anche lui pian piano si sta ritrovando. Certo, non è un saltatore costante come Granerud, ma sul salto secco Tande è da battere. Kamil Stock per Palmarès è sicuramente un favorito, anche se, ripeto, non è nel momento migliore di forma. Attenzione agli outsider che possono essere gli sloveni, in particolare quest'uomo, perché in assenza di Peter Preuss, che è stato fermato per Covid-19 insieme a uno dei due fratelli, Bor Pavlovcic e Anže Lanišek sono i go-to guy della Slovenia. Lanišek ha fatto podio a Zakopane 2 e Bor Pavlovcic invece ha fatto terzo posto a Klingenthal 1 e secondo posto a Klingenthal 2, per un saltatore che era stato accantonato dopo i mondiali di volo di Planitza per di fatto scarso atletismo. È tornato, e da quando è tornato è sicuramente un saltatore di livello per una Slovenia che, in mancanza del suo capitano, ha bisogno di altri atleti competitivi, e Pavlovcic è assolutamente uno di questi. È una gara dal trampolino piccolo assolutamente incerta. I favoriti possono essere anche questi sulla carta, ovviamente, per le medaglie sul trampolino grande di Oberstdorf, quindi le gare della prima settimana di marzo. Ovviamente va tutto ponderato in base anche ai salti di allenamento. Ovviamente ci saranno delle cose da tenere in considerazione, ovvero quante atleti possono schierare le squadre, perché è vero che abbiamo detto che per quanto riguarda le squadre si possono schierare massimo 4 atleti, c'è però un'eccezione, ovvero i campioni in carica del appunto trampolino grande e piccolo avranno un posto in più, ovviamente in rappresentanza della nazione, e vale sia per il salto sia per la combinata. E le andiamo a vedere, perché ovviamente sul trampolino grande il campione in carica è Marcus Eisenbichler, che vuol dire che la Germania avrà un posto in più, quindi 5 atleti anziché 4. Stessa cosa vale per la Polonia, perché sul trampolino piccolo, come avevo detto, David Kubacki è campione in carica. Come arriviamo a questi mondiali? Appunto, arriviamo con l'oro di Marcus Eisenbichler sul trampolino grande, con doppietta tedesca, perché Karl Geiger fece seconda posizione, e terzo per un atleta che in realtà non è presente in questa competizione perché è infortunato, ovvero Kilian Peyer, che fece in quell'occasione ai mondiali di Zefelde Innsbruck il primo podio della carriera sul Berghisel, quindi un contesto assolutamente prestigioso. Il podio del trampolino piccolo invece fu Kubacki, primo per la Polonia, secondo Kamil Stock, doppietta polacca, e terzo Stefan Kraft, che è un saltatore che si è visto tornare in Coppa del Mondo, ha fatto comunque dei risultati di rilievo anche lui in questa stagione, non ha ancora vinto, l'Austria è ancora a 0 vittorie in stagione ed è assolutamente una notizia, e Stefan Kraft è comunque uno dei saltatori che per Palmarès non puoi non considerare per quanto riguarda il campionato del mondo. A squadre invece la Germania è campione sull'argile, con appunto Karl Geiger, Richard Freitag, Stefan Lai e Marcus Eisenbichler, seconda posizione per l'Austria, terzo il Giappone. Per quanto riguarda invece le donne, e dunque apriamo un altro discorso, le donne hanno avuto una stagione ovviamente più travagliata, mentre torniamo sulla schermata di Coppa del Mondo, perché appunto, a differenza del salto maschile che è andato avanti praticamente ininterrottamente da novembre fino ad adesso, le donne hanno avuto una gara a dicembre a Ramsau, hanno avuto uno stop di praticamente un mese fino a gennaio, e poi da gennaio ad adesso hanno incamerato le gare tra Ljubno in Slovenia, Titisee-Neustadt in Germania, Hinsebach in Austria e Rasnov in Romania. La leader della Coppa del Mondo fino a Rasnov era Marita Kramer, saltatrice austriaca, che ha avuto veramente una sfortuna incredibile nelle gare di Rasnov, perché un tampone falso positivo di fatto l'ha accantonata per le gare di Coppa del Mondo in Romania, e dunque la Coppa del Mondo al momento è nelle mani di Nina Križnar, saltatrice slovena, che tra l'altro ha vinto due gare di Coppa del Mondo quest'anno, a Hinsebach gara 1 e al stesso Rasnov gara 2. Le favorite sono assolutamente
Kramer, perché tornerà in questa magazzina iridata, sicuramente favorita Sara Takanashi, che è una saltatrice di livello assoluto perché è colei che ha vinto più gare di Coppa del Mondo in realtà tra tutti i settori, quindi tra salto maschile e salto femminile ha vinto di più Takanashi rispetto per dire anche a Shirin Zauer. Nina Krishna, la leader di Coppa del Mondo, non può essere che considerata favorita, e poi ci sono le norvegesi che in mancanza di Maren Lundby, che dominò evidentemente le stagioni passate, hanno delle saltatrici comunque di un certo livello, sia Erin Maria Kvandal, che però è caduta rovinosamente e si è infortunata, c'è Stile Upstedt, che è assolutamente anche lei da tenere d'occhio. È una gara femminile assolutamente interessante perché in generale il salto femminile vive un bel momento, ci sono tante nazioni che possono dire la loro, quantomeno per qualificare tante atlete. Sarà una gara per sole 40 ragazze e vedremo come si svilupperà la gara femminile, che comunque sarà assolutamente interessante. Per l'Italia nella gara femminile saranno peraltro presenti due atlete, le sorelle Marciner, Jessica e Lara, mentre Manuela purtroppo è infortunata. Sempre tornando a ritroso a Seefeld, andiamo a vedere quello che succede appunto nel mondiale femminile scorso, perché la Germania è campione a squadre con Juliane Seifert, Ramona Strauff, Karina Vogt e Katharina Althaus, seconda posizione per l'Austria e terza per la Norvegia. La Norvegia, che comunque avrà la possibilità di avere 5 atlete, per lo stesso discorso fatto per gli uomini, perché Maren Lundby vinse all'epoca il campionato del mondo nel 2019. Fu la Lundby che vinse sfere di cristallo a ripetizione in maniera consecutiva. Era la Lundby dominante, che adesso in realtà non è più così tanto competitiva, comunque è un'atleta che magari col grande evento si può assolutamente svegliare e portare un risultato di livello alla sua nazione. Seconda posizione all'epoca fu Katharina Althaus, tedesca, e terza Daniela Erasco-Stolz, austriaca, una delle grandi veterane del salto con gli sci femminile, che appunto fu diciamo, già presente ai tempi in cui la Coppa del Mondo di salto con gli sci femminile venne inaugurata, quindi ai tempi diciamo delle statunitensi che vinsero i campionati mondiali con Lindsey Vonn e la Coppa del Mondo con Sarah Hendricks. Per quanto riguarda invece la gara mista squadre, completiamo il recap per quanto riguarda il campionato del mondo scorso. La Germania vinse anche quella gara mista con Althaus, Eisenbichler, Seifert e Geiger. Austria seconda con Pinkenning, Aschenwald, Erasco Stolz e Stefan Kraft. Bronzo la Norvegia con Anne-Line Ström, Robert Johansson, Maren Lundby e Andreas Stjernø, saltatore norvegese che si è ritirato. Questo è per quanto riguarda il salto con gli sci sia maschile che femminile. Però passiamo anche all'altra disciplina che di fatto è correlata al salto, ovvero la combinata nordica, e partiamo ovviamente dalla parte maschile, diciamo, della disciplina, dove ovviamente anche qui c'è un norvegese solo al comando, ma questa è molto meno sorprendente di grande, ovvero Jarl Magnus Riberg. È un saltatore, meglio, un combinatista allucinante, il dominatore assoluto delle ultime 3 stagioni. Da quando è arrivato in forma alle gare di Coppa del Mondo, Riberg non l'ha battuto assolutamente nessuno, è un saltatore dominante per questa disciplina. È un fondista di livello, perché non è di certo fermo sugli sci stretti. L'unico che può dargli un attimo di come dire, impensierimento è quest'uomo, Vincent Geiger, che è colui che ha vinto di più in mancanza di Riber. Perché Geiger, è vero, ha vinto le ultime 2 gare di Coppa del Mondo, ma Riber non c'era per scelta strategica, e ha vinto anche le 2 di Ramsau, Vincent Geiger, tra l'altro involato sullo stesso Riber. E quindi effettivamente il potenziale duello è tra questi due. Terzo favorito, un outsider, anche se è un combinatista assolutamente di livello, è Akito Watabe, giapponese che in una stagione comunque difficile, non magari al top, è riuscito ad archiviare 3 podi e una vittoria nel Tempio di Lahti, peraltro battendo Jarl Magnus Riber, quindi di certo non l'ultimo arrivato. È una stagione della combinata nordica che ha avuto diverse cancellazioni, in teoria si doveva gareggiare a Lillehammer prima dei mondiali, invece l'ultima gara è stata a Klingenthal in Germania. Non si sa se la combinata nordica potrà ripartire sia per quanto riguarda il settore maschile sia per quanto riguarda il settore femminile, perché in teoria mancherebbero altre 4 gare, ci sarebbe la finale di Schönach a metà marzo, ma vedremo se sarà anticipata o aspettiamo in ogni caso novità sul calendario. In ogni caso è una combinata nordica che vede evidentemente Jarl Magnus Riber come uomo da battere, perché anche la classifica di Coppa del Mondo dà ragione al norvegese, il vantaggio su Geiger è in realtà ancora matematicamente non chiuso, però evidentemente se non si gareggia ancora e si gareggia solo a Schönach, di fatto Riber ha
tante chance di vincere ancora una volta la Coppa del Mondo. Il terzo appunto è anche tu, Waterboy. Poi c'è la Germania con Fabian Risle e Erik Frenzel, con una squadra teutonica che assolutamente può dire la sua per la medaglia nella prova a squadre con quattro frazionisti. Sesta posizione per il Cairo, la finlandese, che è molto più fondista che saltatore. Johannes Lampaert è il settimo classificato, e attenzione a Lampaert perché è un austriaco classe 2001, ancora juniores, e tra l'altro ha vinto i campionati nel mondo junior. Jens Rudolf Stubbe è l'altro norvegese competitivo che anche lui sta migliorando nel fondo, anche se è rappresentato al circuito come un grande saltatore. Lucas Greiderer è nono e ha fatto anche lui la stagione più bella della carriera perché ha fatto comunque un podio. Decima posizione per Manuel Faist, tedesco. Dunque vedete che la Germania ha più un'identità di squadra, mentre la Norvegia ha un campione dominante e comunque dei combinatisti, degli atleti assolutamente comunque le prime 10-15 posizioni. È una disciplina questa perché per la nostra nazionale, l'Italia, può avere qualche speranza quantomeno di finire nelle prime posizioni. Per prime posizioni intendo le prime 5 e le prime 6, perché ovviamente ci sono due superpotenze che sono la Germania e la Norvegia. L'Austria e il Giappone sono un gradino sopra. L'Italia se la può giocare con la Finlandia e la Francia, che sono nazioni assolutamente al suo livello. La squadra italiana ha già enunciato diciamo i convocati per Oberstdorf, e per quanto riguarda la combinata maschile avremo Alessandro Pittin, Raffaele Buzzi, Aaron Costner e Samuel Costa, che sono i quattro di Coppa del Mondo, e con questi si va. Discorso diverso va fatto per la combinata nordica femminile, che ha avuto comunque una gara di Coppa del Mondo. Avremo Dalina De Iori e Annika Seifel. Lina Prinoth come terza atleta. Non ci sarà purtroppo Veronica Giamuena, che si è infortunata prima dei campionati mondiali, e l'Italia della combinata nordica poteva assolutamente dire anche lì la sua con quantomeno due atlete nei 10, e anche senza la Giamuena secondo me si può assolutamente fare. Combinata nordica femminile che appunto ha avuto una gara di Coppa del Mondo, che l'andiamo a vedere, quella di Ramsau. Dovevano poi correre le atlete a Otteppe e Lillehammer, ma hanno cancellato le competizioni per via del Covid-19. Sicuramente l'atleta da battere è lei, Tara Gerhardt-Moats, statunitense, che ha avuto evidentemente un passato nel salto con gli sci femminile, poi è stata dirottata nella neonata combinata nordica femminile, e sicuramente è un'atleta assolutamente al momento ingiocabile per quello che si è visto nelle poche manifestazioni che hanno fatto tra Coppa Continentale e Coppa del Mondo. La Gerhardt-Moats è sicuramente una fondista di livello rispetto alle altre, è anche una saltatrice assolutamente di rilievo per questa disciplina. È al momento l'atleta da battere ed è l'indubbia favorita per loro. Va detto che da qui alla gara di Oberstdorf è passato veramente tanto tempo, quindi i valori potrebbero cambiare. Il podio all'epoca fu completato da Gyda Vervold Hansen, norvegese in classe juniores, e terza Anyu Nakamura, giapponese. Dunque una gara di Coppa del Mondo c'è stata in combinata nordica femminile, ed è qualcosa di incredibile il podio perché rappresenta tre continenti diversi, ovvero l'America con Gerhardt-Moats, l'Europa con Hansen e l'Asia con Nakamura. E visto che sarà una disciplina olimpica, evidentemente anche a Cortina 2026, assolutamente è importante che ci siano più nazioni competitive, e la classifica di fatto lo dimostra perché ci sono gli Stati Uniti, la Norvegia, il Giappone, l'Austria, l'Italia e la Russia nelle prime 10 posizioni. Certo, è una gara sola, quindi il riscontro va preso assolutamente con le pinze. Le due in top 10 sono Annika Seif e Veronica Giamuena per quanto riguarda la nostra nazionale. Veronica Giamuena abbiamo detto che non c'è. Annika Seif è una saltatrice di assoluto livello. Nella gara di Ramsau fece seconda posizione al termine del salto, ma nel fondo perse posizioni. Annika Seif invece, scusatemi, Daniela De Iori invece rimontò nel fondo, dunque è più fondista che saltatrice per quello che si è visto ovviamente a Ramsau. Però in ogni caso assolutamente è un'Italia di livello per quanto riguarda la nazionale femminile. Sono molto curioso di vedere come si svilupperà la competizione in una gara che appunto abbiamo già detto sarà il 27 di febbraio, che segnerà di fatto il primo titolo della storia. La combinata nordica è una disciplina molto affascinante a mio modo di vedere, spesso si sviluppa in questo format. I saltatori e le saltatrici fanno un salto sul trampolino, il punteggio del salto viene poi convertito in secondi in base ovviamente al distacco tra ogni atleta. Dopodiché la gara di fondo che si svolge sempre sul tracciato che ospita la gara di salto in loco avrà di fatto una partenza a intervalli, e poi ci sarà la distanza da coprire, che sono 5 km o 10 per quanto riguarda la Coppa del Mondo maschile. A volte la Coppa del Mondo maschile è anche 15 km, in ogni caso è
sostanzialmente una gara che può variare dai 2 ai 4 giri per 5-10 km e ai 6 giri nelle rare volte che ci sono i 15 km. È assolutamente una competizione da seguire e appunto, come detto, avrà scena dal 26 febbraio in poi. Quindi, ricapitolando, i miei favoriti sono sicuramente i norvegesi, sia soprattutto per la combinata nordica maschile, dove Rieber può fare veramente un plan. Stessa cosa vale per Granrud, anche se il titolo sul trampolino piccolo, secondo me, lo vedo un pochino più combattuto con saltatori che possono dire la loro, come Kubacki, come lo stesso Kobayashi, che nel salto di Rasnov, il secondo, ha fatto una prestazione assolutamente allucinante. E magari ci può essere qualche outsider, ma lì bisogna anche aspettare sia i training, sia ovviamente le qualificazioni e la magari prima serie. Per quanto riguarda invece la nazionale italiana, abbiamo detto la combinata nordica ha convocato 7 atleti e il salto invece ha convocato 6 atleti, perché ci sarà anche il salto maschile, addirittura 4 atleti convocati dalla nostra nazionale. Ci sono quelli di Coppa del Mondo, ovvero Giovanni Briasadola e Alex Insam, che comunque sta cercando un percorso di recupero e ha fatto un punto in stagione a Zakopane, la prima manifestazione. Dunque è già un bel andare per uno che l'anno scorso non passava neanche a piangere le qualificazioni. E poi ci saranno 2 atleti per fare esperienza, ovvero gli junior Francesco Ceccone e Daniel Moroder. Quindi è possibile che l'Italia possa partecipare anche alla gara maschile con 4 uomini. Sicuramente parteciperà alla gara mista a squadre, che sarà appunto il 28 febbraio alle 17. Dunque ci sarà anche la nostra nazionale per dare un po' di esperienza a giovani e per avere magari qualche certezza in più sulla combinata in particolare, che mi sembra che abbiamo lì più possibilità di fare risultato, dove per risultato non si intende ovviamente una medaglia individuale, sarebbe clamoroso, ma neanche un piazzamento nei primi 3 a squadre. Mi aspetto una gara a squadre di combinata nordica dove l'Italia può dire la sua. A 4 frazionisti, secondo me, possiamo competere per le prime 5-6 posizioni, al massimo quarta se per sbaglio Austria e Giappone saltano per aria o gli italiani si inventano un salto clamoroso, ma gli italiani spesso sono più noti per essere fondisti che saltatori. In generale l'Italia nei campionati mondiali ha delle chance di prendere delle medaglie, sì, ma non delle discipline che ho commentato io, ma nel fondo, perché Federico Pellegrino e Francesco De Fabiani sono assolutamente da corsa nelle sprint, in particolare il Valdostano, e infatti le medaglie dell'ultimo campionato del mondo che qui vediamo sono appunto un argento e un bronzo, appunto derivate dal sprint individuale e dal team sprint, sempre di sci di fondo. La nazione da battere in generale per tutti i mondiali è la Norvegia, non potrebbe che essere altrimenti, perché è dominante ormai in tutte e 3 le discipline dello sci nordico: sci di fondo, combinata nordica e salto con gli sci. C'è sempre un atleta da battere, che sia Granerud o Rieber nella combinata, o anche Klabo, per esempio, nello sci di fondo. La Germania conquistò il secondo posto nel medagliere con 6 ore e 3 bronzi, e la Svezia tutte in realtà con medaglie nel fondo, con 2 ori, 2 argenti e 1 bronzo. L'Italia ha conquistato comunque un argento e un bronzo, prestazione assolutamente di livello per un movimento che comunque ha pochi praticanti in generale. Saranno comunque dei mondiali assolutamente interessanti, che appunto, vi ricordo, partiranno il 24 febbraio con le prime qualificazioni, sia lo sci di fondo sia la combinata nordica. Su questo canale arriveranno i commenti al termine di ogni settimana dei mondiali per quanto riguarda il salto con gli sci e la combinata nordica. Intanto fatemi sapere cosa ne pensate del Nordic Pot di presentazione dei campionati del mondo di sci nordico 2021 a Oberstdorf in Germania. Il saluto da parte di Meteo Torger, ci vediamo dunque al prossimo video.